Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna non si allea con nessuno, non andrà come in Umbria. Diamo il buongiorno ad Andrea Bertani. Buongiorno Bertani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi, Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Allora, ci spieghi come l'avete deciso e quando? Sì, ci siamo trovati 2 giorni fa a Roma con Luigi Di Maio, che ha voluto ascoltare un po' le impressioni del territorio. Noi abbiamo... lui aveva le sensazioni, insomma, del post Umbria e anche lo sguardo nazionale sulle altre regioni, e quello che è emerso anche con posizioni un po' variegate comunque è che la sensazione è che la maggior parte di chi vive il Movimento 5 Stelle non avrebbe gradito, non gradisce questo tipo di alleanza, e quindi Luigi ha detto andiamo avanti da soli. E fra le altre opzioni c'era anche quella di non presentarsi, sulla quale però siamo stati unanimemente contrari, perché non si può perdere una rappresentanza così importante del Movimento 5 Stelle in regione. Va bene, e rinunciate così ad avere parte in un ipotetico futuro governo della regione? Insomma, non arrivare al potere significa da una parte, come dire, non sedersi sulla poltrona, però dall'altra rinunciare anche a cambiare le cose. Certo, cambiare le cose è quello per cui siamo nati, abbiamo 2 possibilità, 2 visioni, uno è cambiare le cose dall'esterno facendo pressione, facendo opposizione, facendo proposte, facendo denunce, e l'altra quando ne hai occasione di essere al governo, e al governo ci siamo a livello nazionale, quello in regione sarebbe stato forse il rischio di essere semplicemente una stampella, quindi di non riuscire a fare fino in fondo il proprio dovere. Va bene, Bertani, è un dato oggettivo, dopo quello che è successo a Imola, accuse incrociate, panni sporchi lavati fuori casa, mettiamola così, il Movimento 5 Stelle non gode di buona, come dire, nomea. Insomma, Imola poteva essere un test anche per capire se il movimento in regione era in grado di governare, di portarsi bene politicamente. Beh, in una cittadina dove i problemi non erano così tanti, 70.000 abitanti, le cose sono andate malissimo. Sì, allora in regione abbiamo anche un altro comune che è Cattolica, una cittadina più piccola ma che ha anche i suoi problemi perché è una città turistica e sta lavorando molto bene. A Imola la situazione era più complicata anche perché Imola è un po' la cassaforte in qualche modo di tante cose, e un po' di pozzi erano stati avvelenati prima dell'inizio di questa legislatura. Poi la sindaca, no, secondo me, non è riuscita a tenere in piedi la sua maggioranza, anche perché effettivamente a volte siamo un po' litigiosi, però un sindaco deve essere in grado di tenere in piedi la sua maggioranza, e poi non può accusare il Movimento Nazionale perché non è riuscita a portare a termine quello che aveva promesso ai cittadini, perché il sindaco lavora sul locale. Va bene, quindi lei dice, insomma, sono delle questioni differenti. Allora andiamo a voi, che cosa farete per queste regionali? Che cosa state pensando? I consiglieri uscenti si ricandideranno? Farete delle primarie per eleggere i vostri candidati portavoce? Che fate? Sì, la novità di quest'anno è che c'è l'apertura anche alle liste civiche. Durante quest'anno c'è stato un percorso, diciamo, di valutazione sulle modifiche di quello che può fare il Movimento 5 Stelle. La novità è che c'è la possibilità anche di parlare col mondo civico. Quindi con Di Maio ci siamo lasciati che in queste settimane valutiamo se c'è una disponibilità o se ci sono delle occasioni di parlare con il mondo civico, con la società civile, per vedere se ci si riesce ad integrare, magari con una lista civica o magari individuando anche un candidato preso dalla società civile che vuole portare avanti i temi che stiamo preparando. Ecco, se ne state parlando è perché comunque già ci sono delle idee, dei contatti, c'è già qualcosa in campo che potenzialmente può portare a un passo successivo. Ancora, diciamo, non molto delineato, però il mondo ambientalista, diversi mondi che abbiamo contattato in questi anni quando abbiamo fatto alcune battaglie, potrebbe darci una mano su questo. Va bene, Bertani, negli ultimi tempi, diciamo così, poi nel caso lei mi corregge, specifica e dice la sua, il Movimento 5 Stelle si è fatto vedere in regione per alcuni voti anche insieme ai consiglieri regionali del PD. Non sembrava così impossibile un dialogo. Ora lasciamo perdere questo, si arriva alle elezioni,
Quale sarà il vostro avversario? L'avversario è la sfida di avere una visione per il futuro per l'Emilia-Romagna di qui al 2030. Io ad oggi non vedo proposte, non vedo programmi né da una parte né dall'altra. Per quanto riguarda i voti in Consiglio regionale, è ovvio che su alcune cose ci sono stati dei voti concordi, anche perché io penso il lavoro è stato quello di trascinare anche la maggioranza sui nostri temi, perché quando parliamo dei tagli ai costi della politica, quando parliamo del reddito di cittadinanza, quando parliamo del distanziometro per il gioco d'azzardo, sono temi che noi abbiamo portato con forza in regione e sul quale, non magari come volevamo noi, però un dibattito c'è stato e qualcosa si è portato a casa. Quindi per voi siete equidistanti, insomma, fra i due grandi poli che si affronteranno? Beh, su alcuni temi è ovvio che c'è più distanza rispetto ad un polo, perché se io penso a cosa pensa sull'ambiente Salvini, che parla di trivelle proprio l'altro giorno a Ravenna, poi penso anche a Bonaccini che le ha sempre difese, forse non sono così distanti quei due poli, siamo più distanti noi da entrambi. Va bene, va bene. Senta Bertani, io le chiedo un'altra cosa che è importante in vista delle elezioni regionali, perché qualsiasi partito o struttura politica, voi avete mostrato alle volte che non è servito, però insomma ha bisogno di un'organizzazione. E ad esempio Massimo Bugani su Facebook proprio 2 giorni fa scriveva: "Purtroppo il movimento non ha ancora una struttura". Sì, è vero, però ci sta lavorando perché nella stessa giornata in cui eravamo a Roma è partito il percorso per i 12 facilitatori nazionali, che saranno 12 gruppi di 8-9 persone che seguiranno i vari temi sui quali sta lavorando il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, e poi, passato quello che si concluderà essenzialmente a dicembre, si comincia a studiare come trovare dei facilitatori regionali, che in Regione Emilia-Romagna dovrebbero essere 5, occupandosi di vari temi. Quindi a Per dicembre, noi gennaio è sarà un po', tardi perché esatto, si per vota noi sarà un po' 26. tardi, per noi sarà un po' tardi, però nel frattempo ci stiamo coordinando in maniera molto stretta fra regionali e parlamentari, e stiamo girando abbastanza anche il territorio, quindi pur mancando una vera e propria organizzazione ancora che si sta strutturando, ci stiamo muovendo anche su questo terreno. I vostri candidati come li sceglierete? Insomma, quelli da mettere nelle liste poi per le Il regionali? metodo classico che si è sempre utilizzato è stato quello di presentarsi su Rousseau, e quindi presentando la propria candidatura e poi facendo le cosiddette regionarie, cioè chi è iscritto alla piattaforma sceglie i candidati circoscrizione per circoscrizione. Questa volta, se ci sarà un passaggio con le civiche, potrebbe cambiare qualcosa, però diciamo il metodo è quello ed è quello che si è fatto ormai in tutte le regioni. Va bene, quindi decideranno gli attivisti poi chi si candiderà e poi vedremo chi sarà eletto. Andrea Bertani, ah, lei ci sarà, gliel'avevo già chiesto un mesetto fa, però glielo richiedo, insomma. Sì, io diciamo che ridico quello che ho detto quando mi sono proposto la prima volta. Io se serve ci sono, quindi valutiamo se servo. Va bene, E poi qualcuno deciderà. Bertani, grazie mille.